Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a tema Harry Potter. Oggi grandissimo unboxing a tema Warner Bros. Perché Warner mi ha inviato un pacco, ma prima di aprirlo voglio raccontarvi una cosa. Quest'anno cade l'anniversario dell'uscita italiana del primo libro di Harry Potter. Harry Potter e la pietra filosofale, esattamente un anno dopo l'uscita della versione inglese che vedete alle mie spalle. E Warner, per festeggiare questo evento, ha deciso di rilasciare dei cofanetti in edizione speciale della saga di Harry Potter. Ne ha rilasciato uno che è, secondo me, il più figo di tutti. È una edizione speciale del cofanetto con tutti gli 8 film in Blu-ray, più un altro cofanetto all'interno con 8 Blu-ray contenenti degli approfondimenti e degli speciali dedicati al mondo di Harry Potter. È il mega documentario in 8 parti che tutti conosciamo sulla creazione del mondo di Harry Potter. Poi ha rilasciato un'altra versione, un altro cofanetto in DVD, sempre con gli 8 film e 6 DVD di contenuti extra, e ancora una versione normale in DVD con tutti 8 i film, e un altro cofanetto speciale con gli 8 film della saga in DVD, e in più in omaggio una Moleskine brandizzata Harry Potter con la trama della mappa del malandrino. Secondo me fighissima anche questa. Ecco, Warner mi ha inviato questo pacco, questi cofanetti sono usciti da pochissimi giorni, quindi li trovate tutti sotto in info box, trovate tutti i link a quelli che vi ho elencato e ragazzi sono felicissimo, anche perché dal peso della busta credo di aver capito quale versione mi abbiano inviato. E ragazzi, vi ricordo che ad esempio l'anno scorso Warner ha rilasciato un'edizione speciale di Animali Fantastici fighissima, che se riesco vi linko sotto in info box se fosse ancora disponibile, con in allegato questa statuina Noble Collection dello Snaso, ed è ragazzi fighissima e differisce completamente da quella in teca. Alcuni mi hanno detto: guarda, è uscita anche quella in teca. Sì, la posizione è esattamente quella, ma il materiale assolutamente no. Quella nella teca è in plastica, questa invece è totalmente in resina. Si tratta di una vera e propria scultura, quindi ragazzi, se voleste recuperarla e se foste ancora in tempo, fatelo adesso. Ma adesso, bando alle ciance, apriamo immediatamente questa busta perché sono curiosissimo. Ecco qui, tagliamo lo scotch e tiriamo fuori quello che c'è all'interno. Sì ragazzi, ho indovinato, il peso era davvero davvero parecchio. Si tratta dell'edizione speciale 20° anniversario del cofanetto Blu-ray con 8 Blu-ray di contenuti extra. C'è ancora naturalmente il cellophane, quindi la andiamo ad aprire cercando di non rovinarla e vediamo cosa c'è al suo interno. Bene, liberato il cofanetto dal cellophane, ragazzi, guardate quanto è figo, è in cartone rigido, ma va a simulare una sorta di tessuto in pelle ed è stampato davvero benissimo. Mi piace un sacco questa trama così un po' dark, questa grafica così grigio e nera, mi piace davvero tantissimo. E vediamo i due cofanetti contenuti all'interno. Il primo è quello con tutti i film. Ed eccolo qui, va a riprendere la stessa trama del cofanetto, quindi questa sorta di finta pelle, e troviamo il castello di Hogwarts, scena emblematica del primo film, con tutti gli studenti del primo anno che raggiungono la rimessa delle barche con le loro barchette e le lampade, e sotto troviamo la scritta anni 1-7b. Quindi dal primo film al settimo film, parte 2. E vediamo all'interno come sono distribuiti i cofanetti. Ecco qui, hanno tutti evidentemente la stessa grafica e troviamo Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, troviamo il calice di fuoco e ancora l'ordine della Fenice, il principe mezzosangue e alla fine i doni della morte parte 1 e parte 2. Quindi si tratta di una copertina Amarei, la classica copertina dei Blu-ray in plastica blu, ma all'interno ha delle pagine che vanno ad accogliere tutti i film. Secondo me sempre la soluzione più pratica, perché non mi piace quando vengono infilati i Blu-ray uno sull'altro per recuperare spazio. Quindi ottima scelta quella di Warner.
ragazzi, all'interno c'è anche un secondo cofanetto che è questo qui con la dicitura bonus disc e troviamo questa volta, mi piace un sacco, il castello di Hogwarts in fiamme. Quindi mega spoiler per chi non avesse ancora visto i film o letto i libri, ma ne dubito fortemente. Ragazzi, Hogwarts in fiamme, quindi la battaglia di Hogwarts. Mi piace tantissimo questa scelta di copertina, mi piace davvero davvero tanto, e vediamo se all'interno sono alloggiati allo stesso modo i Blu-ray, ma penso proprio di sì. Ecco qui, si tratta del documentario in 8 parti, Creating the World of Harry Potter, parte 1, la magia a inizio. Parte 2 si parla invece dei caratteri, characters, dei personaggi, scusate, e parte 3 invece si parla delle creature, quindi ogni Blu-ray è un approfondimento specifico. Naturalmente all'interno troviamo anche interviste ai produttori, a J.K. Rowling, troviamo anche tutto il casting e come hanno scelto i vari attori, quindi il primo incontro tra la Rowling e i piccoli attori, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Quindi ragazzi, secondo me è interessantissimo e devo trovare il tempo di guardarlo tutto perché, lo ammetto, non l'ho mai visto per intero. E poi parte 4, invece dedicata alle musiche e ai suoni, anche questo molto molto importante, sappiamo bene che la colonna sonora di Harry Potter è ormai iconica. E poi abbiamo ancora parte 5, evoluzione, quindi l'evoluzione della storia e di come si sono evoluti i film della saga, e alla fine parte 6, creature magiche ed effetti visivi, poi abbiamo la parte 7 con la storia, e alla fine parte 8, ecco che abbiamo la crescita, quindi la crescita dei personaggi, degli attori, come si è conclusa questa saga fantastica. Ragazzi, a me piace tantissimo questa edizione speciale, mi piace questa suddivisione dei contenuti speciali rispetto al cofanetto dei film, perché è molto pratico, lo potete prendere, infilare in borsa e portarlo con voi quando magari voleste organizzare una mega maratona di film con i vostri amici o una serata per guardare un film a casa di un vostro amico, mentre i contenuti speciali possono tranquillamente rimanere alloggiati all'interno del cofanetto. Mi piace davvero tanto, ottima idea quella di Warner che ha avuto per celebrare il 20° anniversario dell'uscita di Harry Potter e la pietra filosofale in Italia, ma sono sicuro ragazzi che ancora ne vedremo delle belle quest'anno, su questo non ho dubbio, quindi continuate a seguirmi. Io ringrazio ancora tantissimo Warner per avermi inviato questo splendido cofanetto, vi ricordo che trovate tutti i link sotto in info box. E ragazzi, mi raccomando, qualora il video vi fosse piaciuto, commentate, condividete, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale qualora non foste iscritti, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video unboxing che contiene anche qualcosa di potteriano, ma lo vedrete presto. Ciao!